gentili telespettatori, un buon pomeriggio da Piero Giannico. Siamo al Palavignola di Caserta per gara 3 che permetterà a Orvieto o a Caserta di andare, di qualificarsi, di essere promossa in serie A1. Vedete il Palavignola, gremito in ogni ordine di posto e grado. È uno spettacolo vedere questa cornice di pubblico per una finalissima del genere che racchiude il meglio di una stagione pallavolistica di serie A2, sempre vissuta su grandi livelli. Sono arrivati a gara 3 dopo due gare di serie, di finali davvero ad alto livello. Vince Caserta gara 1, vince Orvieto gara 2 e oggi c'è la bellissima, la sfida delle sfide, la partita che le due squadre probabilmente hanno sempre sognato di giocare e si ritrovano oggi qui al Palavignola di Caserta per contendersi il primato, naturalmente per contendersi la promozione in serie A1. Al mio fianco la Coppa, Sua Maestà la Coppa, il trofeo che verrà assegnato a fine serata alla squadra vincitrice di questa gara 3, e al commento tecnico quest'oggi Mario Scapaticcio, che è tornato a trovarci. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Mario, grande equilibrio, grandissimo equilibrio, due squadre che hanno meritato di arrivare fino a questo punto. Sì, un'atmosfera fantastica, vero? Credo che sia il giusto risultato per una finale fantastica. Si attende una partita che credo sia il risultato di un campionato giocato sempre con molto equilibrio. Sicuramente è una partita che tatticamente avrà delle variabili. Da una parte Nesic sta riuscendo a dare il suo gioco a una squadra che comunque è infarcita di grandi campionesse, dall'altra Matteo Solforati sta dimostrando di essere un allenatore giovane ma vincente, brillante, che soprattutto sa lavorare con le giovani. Un miracolo targato naturalmente Zambelli Orvieto per una finale di stagione davvero in grande, grandissimo risultato. Andiamo allora subito ad ascoltare gli allenatori che ci daranno naturalmente le ultime indicazioni rispetto a quella che è la partita del momento. Ci raggiunge dunque in postazione Matteo Solforati, il coach della Zambelli Orvieto. È gara 3, avrai sicuramente dato indicazioni importanti alle tue ragazze, ma nella tua testa in questo momento qual è il pensiero principale? Mi ripeto forse da quello che ho detto l'altra volta, il mio pensiero è quello che è bello esserci. Sono momenti da vivere sia per me che per le ragazze, fanno esperienza e penso che per un allenatore o una giocatrice, se facciamo questo di mestiere, siamo per vivere proprio questi momenti qua. Quindi Matteo, è una partita questa da dentro fuori, ti giochi una stagione. Alle tue ragazze poco prima di entrare in campo che cosa hai detto, cosa hai consigliato soprattutto? Allora, prima di entrare in campo non ho detto niente perché non faccio il discorso prepartita. Quello che gli ho detto è le ho ringraziate, perché non sarà il risultato di questa partita a farmi cambiare l'idea che ho dell'annata che abbiamo fatto e l'idea che ho di loro. Hanno fatto un percorso straordinario, si sono sempre messe a disposizione e siamo cresciuti tanto durante l'anno, e giocarci questa gara 3 credo che sia il premio che ci siamo meritati. Su cosa hai lavorato per questa partita? Sul riposo. Grazie Matteo, grazie ancora. E buona partita. Sincero come sempre Matteo Solforati, stato chiaro, ho lavorato sul riposo. Vediamo invece Dragan Nesic, padrone di casa, allenatore della Golden Tulip Caserta. Diceva Matteo Solforati, lui ha lavorato sul riposo delle sue ragazze, tu invece su cosa hai lavorato? Ah sì, naturalmente, anche noi abbiamo riposato perché era una partita, due partite in fila con ritmi molto alti. Sicuramente abbiamo provato a riposare, a fare un ritocchino, piccolino. In questi giorni su cosa hai lavorato invece? Ma sai, io penso che due partite sono state uguali. Prima partita noi abbiamo giocato bene in contrattacco, seconda partita loro hanno giocato bene in contrattacco. Secondo me queste sono due squadre a livelli uguali e anche oggi si deciderà contrattacco. Senti, dopo gara 2 che cosa hai detto alla squadra nello spogliatoio?
ma è una finale, noi non abbiamo vinto niente dopo prima gara, naturalmente siamo andati là a provare a vincere, non è successo perché giochiamo contro una signor squadra, è stato un bel spettacolo e questo mi è piaciuto anche l'altra volta, il terzo set è stato spettacolare, hanno giocato meglio di noi, che sono stati più bravi in campo, hanno difeso veramente incredibile e questa era stata la partita, però oggi è una partita da sé. Senti, ma avere la pressione dei favori del pronostico quanto incide? Ma io non penso questa cosa, perché penso che anche loro sono arrivati in questo punto, che siamo tutti sotto lo stress. Un'ultima domanda, coach, questo pubblico meraviglioso, questo Pallavignola aggremito, che sensazioni ti dà? No, molto positivo, questa è una bellissima cosa, questa è una città di basket che si sta trasformando in una città di pallavolo e mi fa veramente enorme piacere. Grazie coach, grazie, buon lavoro naturalmente. Abbiamo ascoltato allora la viva voce dei due allenatori, Matteo Solforati, l'allenatore della Zambelli Orvieto e l'allenatore della Golden Tulip Caserta, coach Dragan Nesic. Mario, Nesic e Solforati tesi rispetto a gara 1 e a gara 2. E naturalmente stanno cercando di tirare dalla loro parte tutte le energie necessarie per fare in modo di portare l'incontro dalla propria parte. Presumo e credo, così come ne parlammo in gara 1, che l'equilibrio oggi sia determinante alla sfida. Quindi servizio e correlazione muro difesa possono essere le chiavi di questa finale? Sì, il servizio di Orvieto che statisticamente è molto rilevante contro un muro difesa della Golden Tulip Caserta che è sicuramente di altissimo livello, così come in gara 1 ha mostrato un break point di altissimo livello, credo che il loro auspicio sia quello di continuare su quella strada, nonostante la Zambelli Orvieto abbia nella gara di ritorno messo in mostra un grandissimo gioco. Orvieto ha sorpreso per la maturità con la quale ha saputo gestire le prime due partite. Gioca bene il secondo set di gara 1, gioca alla grande gara 2 e non si è demotivata. Beh, Piero, questo è il risultato di un campionato dove loro hanno mostrato giornata dopo giornata di non avere timore reverenziale. No, ma soprattutto Mario, dopo gara 1 persa in quel modo, sì, una qualunque altra squadra, secondo diciamo i pronostici canonici, in gara 2 avrebbe veramente sofferto, sì, più del dovuto. Sono due squadre che vengono dalla sofferenza, perché Caserta è una squadra che è stata costruita per la vittoria finale, Orvieto è una squadra costruita per fare bene e quindi durante l'anno hanno attraversato l'inferno per arrivare qui e questo è il risultato. E allora il momento della verità si sta per avvicinare. Il momento della verità si sta per avvicinare, caro Mario. C'è la coppa che viene messa in esposizione nella posizione dove è abitualmente allocato il secondo arbitro. Le formazioni sono schierate, pronte per fare il loro ingresso in campo e dare vita a questa emozionante gara 3 che decide la storia del campionato 18-19. Ci sono emozioni che vanno vissute da protagonisti, ci sono partite che possono cambiare la storia di un club, di un territorio, possono scrivere una nuova pagina della pallavolo. Così Golden Tulip Caserta Zambelli Orvieto è la partita da punto esclamativo. C'è la 1 da conquistare in gara 3 nella partita secca. E allora rullo di tamburi, signori e signori, e che lo spettacolo abbia inizio dal Pallavignola di Caserta. Di nuovo un buon pomeriggio da Piero Giannico e da Mario Scappadiccio.
c'è l'entusiasmo delle grandi occasioni, il Palavignola che si è vestito con l'abito delle cerimonie, si è messo il frac. Sì, in questi momenti capisci quanto lo sport vinca su tutto, indipendentemente dal risultato finale. Naturalmente ogni squadra vuole e deve lottare per portare a casa la vittoria. La Palavignola in una bolgia, in un catino bollente. Sì, in questi campi è sempre molto complicato giocare, però poi so anche che i giocatori cacciano il meglio nei momenti di difficoltà. Mario, gli allenatori di solito lavorano molto sull'aspetto mentale, qui oggi c'è davvero da portare a casa il risultato da una parte sì, e dall'altra. Sì, diciamo quello è l'inconveniente che potrebbe presentarsi, la troppa tensione, la troppa pressione. E intanto presentazione dei due direttori di gara. Il primo arbitro è il signor Lorenzo Mattei da Treia, Macerata. Il secondo arbitro è il signor Roberto Guarneri da Messina. E adesso vi andiamo a svelare quelle che sono le due formazioni, 2-6 più 1, che gli allenatori hanno ottenuto nascosti fino a pochi secondi fa. E allora si comincia con la Zambelli Orvieto. In palleggio Vittoria Prandi, l'opposta è Clara De Cortes. Montagna e Ciarrocchi sono la coppia centrale. Dodorico e Bussoli sono le schiacciatrici. Giada Cecchetto è il libero. L'allenatore è il signor Matteo Solforati, il vice è il signor Luca Martinelli. A disposizione in panchina Valeria Mucciola, Sara Angelini, Geraldina Quiligotti, Mercedes Cantor, Anna Venturini. Ora luci, riflettori puntati sulle ragazze della Volalto 2.0 Caserta. Dragan Nesic schiera questa formazione, Dalia in palleggio, Matuskova è in posto 2, Repice e Frigo sono al centro, Cellemelli di banda, Maggi Pinto è il libero. In panchina a disposizione con Dragan Nesic e la sua vice allenatrice Consiglia Crescente, Rebecca Fucca, Alessia Ghilardi, Linda Giugovaz, Ambra Trevisol. Tutto è pronto, gentili telespettatori, che lo spettacolo naturalmente su LWF TV, su LWF TV e sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A Femminile può avere inizio. Mario. Le formazioni sono state confermate, in realtà non c'è nessun cambiamento rispetto alle gare precedenti. Gli allenatori si affidano a quello che è più rodato per loro, per poter dire alle giocatrici che questo è il loro momento, questo è il momento nel quale dovranno mostrare gli artigli. Adesso si vede qual è la giocatrice che con la mano pesante riesce a mettere palla a terra quando la palla diventa bollente, quando la palla diventa molto pesante. In certi momenti la palla pesa più del triplo e diventa tutto. E qui molto... si vede la personalità del giocatore, no? Dei giocatori che sono abituati a giocare quei tipi di palloni. E allora il primo servizio di questa finalissima gara 3, gara da dentro fuori, qui si decide la 1. La va a servire Elisa Cella per la Volalto 2.0 Caserta, la Golden Tulip, la squadra del presidente Nicola Turco. Servizio Cella, partiti, la ricezione di Bussoli, poi De Cortes per Dodorico, il pallonetto, vola Maggi Pinto, la palla è lì, nella metà campo Volaltina, 1-0 Orvieto. Va la tensione, così come la prima gara, in questo momento devono un po' rompere il ghiaccio, già una prima ricezione negativa e una difesa negativa. Siamo in servizio di Clara De Cortes, la fucilata su Maggi Pinto, Dalia, gran palla. E poi non si trova in timing con Repice, 2-0 Orvieto, la Zambelli col turbo. Sì, due palloni giocati non proprio in maniera precisa da Caserta fanno in modo che i primi due punti vadano ad Orvieto.
ancora De Cortes, un'altra fucilata, questa volta gonfia la rete. Rompere il ghiaccio, bisogna rompere il ghiaccio in ambedue le squadre per poter permettere alla tecnica. Hai visto subito il braccio libero di De Cortes? Sì, sì, sulla prima battuta. Seguiamo Vittoria Repice da Reggio Calabria, il suo servizio posto 5, palla al float, la ricezione di Dodorico, in palla in testa a Prandi, l'attacco di Bussoli, la parata di Melli, ancora Dalli, ancora per Giulio Molli, la palla è lì, e la 2-2, e Nesic chiama a raccolta il pubblico del Pallavicola. La prima palla toccata al muro con la Melli che concretizza al meglio un attacco sulle mani del muro. 2-2, Repice al servizio, la centrale di grande esperienza per la formazione della Volalto 2.0, eccezione di Bussoli. Ancora Cecchetto, ancora per Bussoli, la diagonale c'è dietro Repice, ancora Daglia, bella palla per Matuskova, la fucilata, il 3-2, Caserta. La prima palla attaccata dall'opposto di Caserta con cattiveria sulla pari ruolo, che era in difesa in uno, che non è riuscita. Andiamolo a rivedere, Mario, guarda, sì, dove ti va a piazzare colpo, quella palla. Un colpo alto e profondo. 3-0 il break di Golden Tulip. Attenzione, ancora Repice, la palletta su Dodorico. Ancora Cecchetto, palla no look per Silvia Bussoli, la mazzata, c'è Melli, brava Giulia, ancora Dalli, ancora per Giulia. Che grande attacco, il 4-2, Golden Tulip. Tre situazioni di break point gestite come meglio non si poteva da Caserta. Un'imprecisione in ricezione di Orvieto in questa P4 non permette di trovare la soluzione giusta in attacco. Grande reazione della Golden Tulip Caserta, attenzione ancora Repice, riceve Dodorico, palla in testa Prandi, fa volare Mila Montani, il punto della centrale con la maglia numero 4, 3-4 signori. Alla prima occasione di una ricezione positiva Orvieto capitalizza subito con un attacco vincente. E ora seguiamo ancora il servizio della formazione di Solforati, l'errore in battuta 5-3 per la formazione di Dragan Nesic, che ora spedisce al servizio da posto 6 Ludovica Dalia, palleggiatore classe 84, eccezione di Dodorico, ancora Prandi, ancora per Dodo, la diagonale bravissima Maggipinto, c'è ancora il no look di Melli, ancora per Matuskova, questa volta la palla non viene toccata da nessuno a muro, e la punta per la Zambelli, 4-5. Ha cercato di anticipare il colpo d'attacco sulle mani del muro non trovandole, colpendo male la palla. Vorrei analizzare bene le due battute errate dell'Orvieto. Il servizio di Montani su Maggipinto, ancora Daglia per Frigo, la difesona di De Cortes. Grande. Poi c'è l'attacco adesso di Dodorico, e il muro straordinario, muro straordinario da parte dell'Oro Frigo per il punto 6-4, Golden Tulip Caserta. Difesa fenomenale della De Cortes, la Frigo gli risponde subito con un muro, così come fatto in gara 1. Seguiamo Giulia Melli, la mazzata in battuta, arriva lei, Giulia Melli, più 3 il vantaggio della Golden Tulip. Buona la battuta della Melli, c'è un pochettino di incertezza nella linea di ricezione in questo momento da parte di Orvieto. Ancora Giulia al servizio, la mazzata, la ricezione di Dodorico, palla per Prandi che fa volare Ciarrocchi, il numero 5 della formazione della Zambelli va a segno con questo attacco violento. Appena la ricezione diventa positiva per Orvieto, mettono in moto tutto il loro potenziale di attacco. Il servizio per la formazione della Zambelli, Orvieto con Prandi, la palla velenosa su Mangipinto, ancora Dalia per Matuskova, la mazzata, il magnaut del muro, 8-5 Caserta. Un attacco alto, anche questo cerca le mani del muro, tirando molto forte. Inizio subito sparato delle due squadre a mille. Sì. Il servizio per Laura Frigo su Dodorico, precisa ancora una volta, poi prende ancora per Dodo, la mazzata, il muro di contenimento di Caserta, c'è ancora De Cortes, poi dal centro va a segno la Ciarrocchi,
bravissima, sesto punto per la Zambelli. La Ciarrocchi nella gara di ritorno, dalla gara di ritorno sta mettendo in mostra un buonissimo potenziale, si fa trovare sempre pronta dalla Franti. Sofia Dodorico, classe potenza per Solforati, su Melli ancora dal centro, Repice, grande difesa di Maggi Pinto, poi non chiude Repice, c'è ancora la Zambelli in ripartenza, ancora Dodorico, il palloletto, la palla non supera la rete, il punto della 9-6 Caserta, ma attenzione perché Orvieto comincia a ingranare. Due grandissime difese sugli attacchi da centro, che era un po' il motivo di gara 1 di Caserta, dove ha fatto la differenza. Attenzione a Teresa Matuskova, la fucilata ha effetto, la palla va fuori, il settimo punto per Orvieto, l'aveva provata a piazzare. Le ragazze di Orvieto sono molto cariche, io le vedo piuttosto votate al risultato. Le ragazze di Caserta stanno facendo la solita partita che fanno in casa, molto aggressive. Servizio di Bustoli su Melli, ancora Dalia, smarca Repice, il punto di vittoria Repice, anzi no, la palla va fuori a Sticella, attenzione, la palla va fuori a Sticella, pare, sì, tocca la Sticella, sì. Tocca la Sticella, sì. Tocca la Sticella, giusta decisione del direttore di gara perché si muove la Sticella. Dunque c'è protesta da parte di Caserta, però dal nostro replay si vede chiaramente che la Sticella si muove. Vorrei rivederla se possibile. Comunque un match pazzesco. Sì, la tensione è altissima. E adesso l'arbitro cambia nuovamente decisione. Dal replay la Sticella si era mossa, ora sì, bisognerà capire soltanto se è perché ha messo le mani il muro a quel punto, sì, lì. Sì, aveva segnalato il tocco del muro, il tocco del muro verso la rete. Comunque partita veramente, veramente nervosa sotto rete. Si giocano un anno di lavoro, Piero, e questo... non si lascia nulla di intentato. Il servizio per Cella, c'è Bussoli, ancora Prandi, bagger rovesciato per Sofia Dodorico, la parata di Cella, poi vola Repice, guarda Cecchetto cosa prende sotto rete, poi non chiude sotto rete Melli, ancora Prandi per Bussoli, il pallonetto, ancora Matuskova, poi l'attacco di Melli in pallonetto, vola ancora Prandi, Cecchetto non lucca per Bussoli, la palla tirata a muro, c'è il tocco a muro da parte di Caserta, all'ottavo punto per la Zambelli. Andiamo a rivedere Bussoli, eh sì, qui si muovono le dita delle mani a muro. Sintetizzato per bene quella che è l'azione di gioco con una rigiocata alta, il servizio di De Cortes, la fucilata su Cella, bravissima Elisa, ancora Dalia per Melli, murata, c'è la parata di Cella sotto rete, la magia di Dalia che nasconde la palla, inganna la prima linea della Zambelli, punto numero 11 per la Golden Tulip Caserta. Che disattenzione della prima linea di Orvieto. Comunque qui c'è tanta esperienza di Dalia che nasconde la palla. Sì, la Dalia, la battuta, è molto esperta. La battuta di Repice, riceve Bussoli, ora Prandi in pipe, arriva De Cortes, la palla non oltrepassa la rete, il punto del 12-8 Golden Tulip Caserta. Bisogna ritrovare un po' di tranquillità nelle fila di Orvieto per gestire questi palloni al meglio. Arriva il time out chiamato da Matteo Solforati, andiamo in casa, vol alto 2.0. Ragazzi, tutti contro attacchi fai! Hanno provato a fare il pallonetto fino adesso, va bene? Ci siamo! Un'altra cosa! Con te in battuta andiamo a battere contro numero 9! Quando lei riceve la palla, il palleggiatore dà la palla! Andiamo opzione muro 4-2, ok? Vai, via! Vai! Indicazioni chiare sulla battuta verso la Dodorico,
ha opzione andare verso di lei in attacco perché la palleggiatrice la serve. Squadre nuovamente sul rettangolo di gioco, il servizio affidato a Vittoria Repice. La battuta, la ricezione di Bustoli, precisa per Prandi che smarca De Cortes, la rigiocata di Dalia per Frigo, non chiude Caserta, poi arriva il Mani del muro, arriva il Mani del muro, no, attacco in rete per Orvieto, attacco in rete, ma la ballondola hai visto sul nastro, poi arriva dalla nostra posizione, noi siamo stati bravi a difendere la palla in postazione. Attenzione a Melli, palla in testa per Dalia, vola Frigo, Laura Frigo, che attacco dal centro, 13-9 Caserta. Questo attacco dal centro che, devo dire la verità, è stato anche difeso due volte molto bene dalla ragazza di Orvieto. La battuta per Ludovica Dalia in A1 per tantissimi anni, c'è Dodorico, poi l'attacco di Milan Montani, la palla è lì, il punto per la formazione della Zambelli. Orvieto che assottiglia il proprio gap a sole tre lunghezze. Qualche imprecisione di troppo nel palleggio che ha costretto la De Cortes a rilanciare la palla di là in qualche modo. Montani, il servizio velenosissimo, poi sotto rete non chiude Ciarrocchi, allora c'è Prandi, Magher per Dodorico, la palletta, il punto per la formazione di Caserta. Questo è un errore di testa, sì, di fretta soprattutto nel risolvere l'azione ad ogni costo, invece bisogna avere più pazienza. Per le ragazze di Orvieto dovranno... Ancora Melli, la fucilata in battuta su Dodorico, ancora Prandi, fa volare Ciarrocchi che colpisce la sagoma di Teresa Matuskova. 11-14, squadre vicinissime, no? Sì, vicinissime, con qualche errore di troppo da parte di Orvieto, altrimenti il risultato sarebbe ancora più attaccato. La battuta di Vittoria Prandi, palleggiatrice, la ricezione di Maggi Pinto, poi Dalia per Cella, la grande difesa di Cecchetto, c'è la ricostruzione di Prandi dall'altra parte per Dodorico, la mazzata, è il punto del 12-14. Attenzione il ruggito della Zambelli. La Zambelli è pienamente nel set e questo attacco lo dimostra, un attacco dove ha utilizzato le mani del centrale in arrivo che le ha permesso di fare punto. Vittoria Prandi, il faro, la mente, la regia della Zambelli. La ricezione di Melli per Dalia, dall'altra parte per Elisa Cella, che mazzata, che diagonale, un punto pazzesco di brava Elisa Cella, 15-12. Brava la Dalia a servirla ancora, la smarcata con il muro 1 e la Cella con un grandissimo diagonale. Andiamo a rivedere la bella giocata, sì, di Elisa. 15-12 Golden Tulip Caserta. Frigo, il nastro, l'errore di Laura Frigo. Attenzione perché Orvieto adesso ha recuperato due dei quattro punti di distacco, sì, e allora c'è Orvieto che va a servizio con la Sofia Dodorico, la mazzata in battuta su Melli, Dalia chilometri per lei, allora Teresa Matuskova la palletta su Cecchetto, ancora Prandi, bella palla per De Cortes, la palla non tocca il soffitto, allora la rigiocata di Matuskova. Che classe, signori e signore! Teresa Matuskova trova la giocata della domenica! Nelle ultime partite non l'avevo mai vista fare un pallonetto. Un grandissimo colpo, un cambio, una variazione. 16-13, Golden Tulip Caserta, il servizio di Matuskova, la bomba! Su Cecchetto, sotto rete, Cella non chiude, allora ancora Prandi. Anzi no, c'è Cecchetto per Bussolì! L'attacco micidiale di Silvia che trova il 14-16, attacco di potenza e di cattiveria. Vanno di pari passo ora le squadre facendo un cambio palla a testa. Michela Ciarrocchi, pallone pesante, attenzione Cella, l'ace di Michela Ciarrocchi
che rimette in carreggiata Orvieto, 15-16. Orvieto in battuta durante l'anno ha avuto una percentuale di realizzazione da questo fondamentale alta. Ancora Michela al servizio, ancora succede il palleggio preciso, poi Dalia in pipe per Torreso, ma Tuskova, follia questo attacco di Matuskova, si va a mettere la palla al limite. Che giocatore, signore Piero, signore. Piero, la Dalia ha messo la Matuskova senza muro. Orvieto non era al muro contro di lei in questa pipe. Servizio di Cella, preciso su Dodorico, ancora la rigiocata di Prani, ancora per Dodo. L'attacco è fuori, la palla è fuori. Nuovo vantaggio per Caserta, 18-15, andiamo a rivedere la rincorsa, la diagonale, sì, fuori, non di molto, ma fuori. Sì. Fuori. Il servizio proprio per Elisa Cella, la ricezione di Bussoli, ancora Prandi per De Cortes, apre il muro di Caserta, 16-18. C'è stato il palleggio della Dalia che vale il prezzo del biglietto, alla smarcata nella pipe, prima la Matuskova da sola contro la difesa di Orvieto. Servizio di De Cortes, la fucilata su Maggi Pinto, ancora Dalia per Rapic, vittoria, che attacco che fa, quasi da ferma, palla deliziosa di Dalia, punto per Rapic. Il punto del 19-16 Caserta, ancora Rapic ha un servizio pazzesco, vittoria Bussoli, ancora Prandi in bagger, serve De Cortes, la palletta c'è Matusco, ancora Dalia per Malli, il money out del muro della formazione della Zambelli, 20-16 Caserta, torna sul più 4. Beh, questa è una palla messa al millimetro dalla Dalia che la Melli ha sfogato con tutta la sua forza sulle mani del muro tirando alto, davvero un grande colpo della Melli. Il servizio di Vittoria Rapic, tra le giocatori, tra le giocatrici di maggiore esperienza della squadra di Dragan Nesic, ancora Rapic, l'ace di Vittoria Rapic, lo abbiamo appena detto, giocatrice di grande esperienza. Sì, si è presa la responsabilità di aumentare la velocità di questa battuta. Arriva il time out per Matteo Solforati, noi andiamo in casa Golden Tulip Caserta. Ascoltare i consigli di coach Dragan Nesic. Si va un po' a strappi. Lavora, doppiare muro! Stai attenta, andrà sul pallonetto, vai tu sul pallonetto! Nostra zona 6 che va lunga e nostra zona 1. Se fa pallonetto qui, nostra zona 2 che parte, va bene? E via! Posto 4, prendere il pallonetto, guardare il pallonetto, posto 4, e il posto 6 che è un po' più lungo per la palla toccata dal muro. Torna a giocare qui al Pallavignola di Caserta, amici telespettatori, ancora Vittoria Rapic, sua palletta in battuta su Dodorico, ancora Prandi per Mila Montani, il muro di contenimento della Volalto, ancora vola adesso Laura Frigo, la palla è importante, Laura la mette a segno, 22-16. L'utilizzo della fast, così come in gara 1, in questo set, nella fase break point, sta mettendo molto in difficoltà Orvieto. E quando va Rapic al servizio sono dolori per Orvieto, perché inanella una lunga, un lungo turno di battuta. Attenzione ancora a Rapic, sempre su Dodorico, questa volta precisa su Prandi, la pipa di De Cortes che spezza questo turno di battuta e porta sì, la formazione di Orvieto sul 17-22. La De Cortes non sfruttata tantissimo in questo set.
il servizio della Zambelli, ricezione di Melli, ancora Daglia, bella palla per Laura Frigo, la difesa da Bicher di Prandi, poi c'è Bussoli, il bagherone di Dodorico, ancora Maggi Pinto, Daglia dall'altra parte per Melli, e il punto straordinario di Melli, che aveva messo nella condizione però Maggi Pinto di andare con le braccia. Sì, è andata verso la palla che era corta in posto 8. Però guarda come chiude Giulia Melli questa palla. Sì, una grandissima diagonale. Servizio di Dalia, attenzione Dodorico, Prandi ancora per Dodorico, il muro di Caserta, c'è ancora Prandi in torcione, ancora su Sofia. La palletta è lì, la grande giocata di Sofia Dodorico, gli applausi del Palasport di Caserta. Dodorico non solo di potenza, anche con intelligenza, gestione del colpo, ricerca della profondità del campo, verso posto 1. 23 Caserta, 18 Orvieto, Montagna imbattuta, il palleggio pulito di Cella, poi arriva Frigo dal centro, su beccata di Dalia, 24-18, 6 set point per la Volalto 2.0, Golden Tulip Caserta. Piero, tutti aspettano la Matusca e la De Cortes, ma le due centrali di Caserta, come anche la Ciarrocchi, molto bene. Melli alla servizio, la mazzata su Bussoli, allora Prandi per Ciarrocchi. Eccola. La palla in parallela è perfetta, il punto del 19-24. Le centrali in campo stanno dettando il tempo degli attacchi, dei punti delle squadre. Il servizio di Vittoria Prandi, ancora un set ball per Caserta. Sezione di Cella, palla in testa a Dalia, ancora per Elisa Cella, la difesa di Bussoli, ancora Prandi smarca Dodorico, il punto di Sofia, il punto del 20-24, che mazzata. Dodorico mantiene il suo standard in questo attacco. La diagonale stretta, fuori Melli, dentro Ghilardi per rafforzare la seconda linea. Sì, nelle fila di Golden Tulip Caserta, ancora Prandi al servizio, l'errore al servizio di Prandi, Caserta vince il primo set 25-20 e conduce un 7-0. Il primo set si è chiuso con un errore in battuta, qualche impressione di troppo da parte delle ragazze di Orvieto, il solito ritmo da parte di Caserta con una fase break point molto produttiva. Aspettiamo un secondo set importante dove il livello di gioco, se non... E allora impostazione ci sta raggiungendo, impostazione ci sta raggiungendo Sara Loda, l'attaccante della Zanetti Bergamo, sarà benvenuta. Grazie. Tanto complimenti per la tua stagione a Bergamo, un'altra bella stagione che dimostra ancora una volta quanto tu sia forte e protagonista in Serie A 1. Ma veniamo a questa partita. Sì. Tanto ti starei divertendo, no? Sì, molto. La partita è molto equilibrata. Entrambe le squadre stanno facendo un'ottima partita, davvero in attacco, in difesa, in battuta. Ci sono tante tue amiche, tante tue colleghe con cui hai giocato, è una partita che comunque regala sempre moltissime emozioni. Caserta sta dominando in attacco con giocatrici esperte, ma sta giocando anche bene, sta giocando anche molto bene, non solo al centro. Si nota soprattutto la differenza al momento al centro, perché Dalia sta usando molto di più centrali rispetto a Orvieto. E penso che comunque debbano ancora un attimo ingranare, però sia centrali che posti 4 posti stanno facendo. La 2 ha sempre un grande fascino, però sì, tu la 2 l'hai vinta livello, sì. L'hai vinta con Alessia Ghilardi, tra l'altro. Esatto. Senti, hai dato qualche consiglio ad Alessia nelle partite? Ma penso che ne sa benissimo come gestire la situazione, quindi ho fatto in bocca al lupo. Senti, il livello della 2 a distanza di anni come lo hai ritrovato? Ma no, stasera veramente sto vedendo un ottimo livello, mi piace molto, davvero. Sara, invece di mercato, parliamo di mercato, dove andrai l'anno prossimo? Ancora non si sta, vediamo, è ancora un attimo stallo. Grazie Sara, grazie. Grazie a voi. E buona partita naturalmente. Grazie. Allora, abbiamo...
ad avere i nostri microfoni sarà Loda. E allora torniamo a raccontarvi questa partita. Sì, un equilibrio che è stato spezzato dalla grande testa. In realtà hanno avuto un contrattacco pari nella metà, ha fatto un break point ogni quasi 4 battute. E questo dato contro le 6 di Orvieto ha fatto la differenza. Qualche imprecisione di troppo nei momenti in cui la palla doveva essere rigiocata da parte di Orvieto, però credo che la partita non solo è aperta, sarà combattuta ancora di più. Cosa ti è piaciuto di Orvieto e cosa di Caserta? Beh, Orvieto, la Ciarrocchi sta già partita alla grandissima, così come le due centrali di Caserta. Intanto riparte il secondo set, arriva la palla fuori in battuta da parte di Orvieto. La Dodorico che continua ad avere un rendimento piuttosto alto, e soprattutto Caserta ha una fase break point davvero invidiabile. Il servizio da parte della formazione di Dragan Nesic con Repice. Situazione di Dodorico, l'errore, poi sotto rete ci rimedia. Brava. Prandi, attenzione, poi la magia di Matuskova, il punto del 2-0 Caserta. Terzo tocco in posto 2, e l'ABC del terzo tocco in balleggio in bagger. Comunque aveva messo Prandi su quella palla, sì, spadata di Dodorico. Molto brava ad aspettare di toccare per ultima la palla. Attenzione a Repice, il servizio a ricezione da parte di Bussoli, poi arriva in pipe del Cortes, la difesa di Repice, allora ancora Melli, il punto di Giulia Melli, ma pazzesca vittoria, difesa da schiacciatrice, una difesa impensabile. Livello per sì, la serie era lì, intanto era Repice. Lì. Attenzione a Cella. Attenzione l'attacco da parte di Cortes. La Matuskova ancora Dalia per Elisabetta. Cercheranno la Dodorico. Laura Figo, no. Ricezione di Cecchetto, precisa ancora Prandi. Per De Cortes, murata, Ciarrocchi. Ancora l'attacco di De Cortes, spizzica il muro, c'è Dalia, gran palla in pipe. Per Giulia Valli, la palla è fuori, attacco fuori, attacco fuori. 13-15, attenzione, Orvieto è lì. Orvieto mette nel mirino Caserta. In questa transizione un po' più di attenzione magari della De Cortes, una situazione di muro sulla pipe, per fortuna Dodorico, la fucilata su Melli, ancora Dalia, gran palla per Matuskova e il muro di Orvieto, ancora Dalia, pallano Luke dall'altra parte per Cella, la diagonale, palla in campo col goniometro, grandissima conclusione di Elisa Cella, per la Cella 16-13, non era facile questa giocata per la Cella, le cose semplici non sono fattibili, solo cose complicate. La battuta di Teresa Matuskova, la ricezione da parte di Cecchetto. Prandi, bella palla su De Cortes, il muro di contenimento della Volalto, ancora Dalia per Matuskova, super Teresa, super Matuskova, 17-13. Che giocata di Dalia, che attacco di Teresa. Muro di contenimento della Repice ancora una volta, che ha permesso la rigiocata. Partita perfetta di Caserta fino a questo momento. La botta di Matuskova, la palla è al limite, però ha cercato le righe. Sì.
ha cercato la profondità del colpo per mettere in difficoltà la ricezione. Quando un giocatore ha personalità e ha un repertorio vasto, fa questo genere di servizio, rischia ma cerca le reti. Sì, tante volte dipende anche dal lancio che il giocatore fa. Ciarrocchi, Ciamelli in ricezione, poi Dalia, Bagher, il palleggio di Matuskova, ancora Ciarrocchi, poi dal centro Mela Montani. Mela Montani subito assottiglia il gap. Appoggio della Ciarrocchi che da buon centrale è stata subito colpita dalla Matuskova sul terzo tocco, che ha risposto con un appoggio che meglio non si poteva fare. Che campionato bellissimo è stato quello di questo anno, di questa serie A2. Attenzione Dalia sotto rete, gran palla per Raccella, il muro e poi la difesa da Bitcher di Silvia Bussoli, poi Dodorico, ancora Porto Cortes. Questa volta ha esagerato, esagerato. Io sto vedendo una De Cortes che non ha tanto ritmo, quindi gli arrivano dei palloni non proprio semplici. Probabilmente è molto tesa, molto nervosa, sente molto la partita. Sì, questo è ciò che stiamo guardando. Attenzione, eccezione parte di Dodorico, poi l'attacco ancora di De Cortes, non è efficace, c'è Dalia in prima linea, poi Maggi Pinto, gran palla per Matuskova, stavolta l'attacco è fuori, nessun tocco, 16-18, si va punto a punto adesso, le due squadre hanno assestato questi due punti di distacco. Sì, e questa è la testimonianza dell'equilibrio delle due fasi per ambedue le squadre. C'è De Cortes, la palletta su Maggi Pinto, ancora Dalia fa volare il repice, guarda De Cortes dietro, ancora Prandi in torsione per l'attacco di Bussoli, Maggi Pinto ancora brava in difesa, poi arriva Melli, bravissima Ciacchetto, c'è Prandi per De Cortes, c'è l'eccezionale nella sua difesa, poi Maggi Pinto, poi attenzione Melli sotto rete, ancora Bussoli, Prandi fa volare Mela Montani, la palla va in campo al limite delle righe, la palla in campo, che delimitano il rettangolo di gioco, 17-18, che scambio! Signori, da al cardiopalma questo. Andiamo questo a vedere, scambio. Sì, in campo, ci ha visto bene il primo arbitro e allora time out per Draganesi. Noi andiamo in casa, Zambelli Orvieto. Allora, vedrete che adesso qualche rigiocata in più ci manca, eh? Non sbagliamo le posizioni di muro, sulle seconde linee della Matuskova, rischiamo la parallela, il 5 lascia la riga, sulla rigiocata, ordine e il punto non è mai finito, copertura e si continua. L'indicazione, votate a non fermarsi, dopo aver eseguito un fondamentale, ma a credere in ciò che accade dopo, andare avanti, la palla è in volo e non ci si ferma, dopo un attacco si va nella fase di muro, nella fase di copertura. Il servizio di De Cortes, la mazzata, brava Melli, poi vola repice, arriva il muro vincente di Silvia Bussoli, straordinaria azione a muro della Zambelli, 18-18, la rimonta è completata. È la prima volta che una fast viene murata della repice. Brave le ragazze di Orvieto a non mollare. De Cortes il nastro. Però hai visto Mario come De Cortes sale di livello, sale tutto Orvieto. Sì, la De Cortes è un elemento imprescindibile per Orvieto perché le permette di trovare la continuità su quei palloni complicati da giocare in attacco. Seguiamo Vittoria Repice, c'è il tutto esaurito qui al Palavignola di Caserta, l'errore di Repice. Peccato per la Repice, veniva da un muro subito in attacco, avrebbe trovato un pochettino di continuità con una positività in battuta. Attenzione, busta da servizio, attenzione, poi c'è Dalia in bagher per Giulia Melli, il muro out della Zambelli, 20-19, però Caserta in questo momento è come se sentisse la crescita da parte degli avversari. Ma loro lo sanno molto bene che Orvieto non va sottovalutata. Attenzione, c'è Dodorico, poi Prandi per Mela Montani, la palletta è deliziosa, la palla lì cade, la palla sul Taraflex, sì. 20-20, è una Zambelli
che sta disputando lo stesso secondo set di gara 1. Sì, esattamente, un secondo set giocato con quella cattiveria che serve. Mila Montani chiama lo schema Prandi, attenzione Cemelli, palla in testa in bagger per Dalia, scarica Matuskova, scarica anche il muro, la squadra di Solforati che trova il vantaggio 21 a 20. Viene cercata la Melli, ricezione che con una ricezione negativa permette al muro di Orvieto già di posizionarsi contro la Matuskova. Seguiamo ancora Mila Montani, esperienza a servizio della squadra di Vivo Solforati, attenzione dall'altra parte Melli, l'attacco, il muro di contenimento, palle lì, ancora Ciarrocchi, Prandi, gran palla per De Cortes, non forza, allora c'è dietro Dalia, poi Maggi Pinto, il bagger preciso, perfetto per Giulia Melli, arriva l'altro muro, arriva ancora Michela Ciarrocchi per il 22 a 20 Orvieto. La Ciarrocchi non solo in attacco sta dando un grande contributo a Orvieto, ma anche a muro, con un posizionamento delle mani, un timing giusto. Time out per Nesic, andiamo da Solforati. Allora, adesso Melli da 2, parallela chiusa, pallonetto, Matuskova da 4, pallonetto con la Deco, il 6 attento verso 1 per la palletta della Matuskova. Palla buona, salta sulla frigo. Tre indicazioni importanti. La prima sulla Melli con parallela chiusa, palla a lei, quindi sarà una prima opzione. Seconda opzione, palla in 4 alla Matuskova, attenzione a un pallonetto. Terza opzione, su palla buona, saltare sulla frigo. Vediamo come si comporterà la prima linea. Il servizio di Mila Montani, palla velenosa su Maggi Pinto. Negativa. Poi c'è Dalia, Cella, la palla. Delizioso, palla di Matuskova, palla di Matuskova e l'appunto da parte di Caserta, 21-22. Non era un pallonetto, ma era una palla attaccata verso posto 6-5. Comunque è stato centrale. Un attacco intelligente quello di Teresa. Assolutamente sì, era una delle poche cose che poteva fare. Inquadrata Sofia Dodorico, servizio di Giulia Melli, la ricezione di Bussoli, palla in testa a Prandi per Ciarrocchi. La palla è deliziosa, bravissima Michela a trovare le righe del campo. Ve lo dicevo prima, la Ciarrocchi sta spostando gli equilibri di questo set, così come prima ha contribuito a fare in modo che stessero attaccate, adesso la battuta, vediamo questa P6 come la giocherà Caserta. La battuta di Vittoria Prandi, ricezione di Maggi Pinto, poi c'è Dalia per Matuskova, l'attacco, la palla che va in tribuna, nulla può la difesa di Prandi, 22-23. Gli ultimi due attacchi di Caserta fatti dalla Matuskova, la prima palla brutta, difficile gestione, la seconda invece un grandissimo diagonale. Il servizio da parte di Laura Frigo, la difesa flipper da parte di Orvieto che poi sbaglia tutto nella gestione del pallone. 23-23, Caserta torna a galla, 23 pari, che secondo set signori e signore. Questi palloni pesano come un macigno. L'errore da parte di Caserta regala il primo set ball a Orvieto. Si ritrova in una P5 Caserta con la Repice e la Matuskova. Iniziate numero 1 per l'attacco. Attenzione, la ricezione da parte di Caserta, poi Dalia, l'attacco da parte di Matuskova, la difesa di Dodorico, ancora Cella, poi l'attacco ancora di Matuskova, la palla è lì, Dalia ci mette una pezza, poi c'è Repice, bagger rovesciato su Cella, difensore di Bussoli, poi l'attacco di Dodorico in pipe, in pallonetto, è il punto del 25-23, grandissima giocata da parte di Orvieto che trova il punto del pareggio 1-1, che scambio finale! Che partita Piero, che partita! Credo che ci sia tutto lo spot della pallavolo nazionale qui, Bellissimo, bellissimo. La Ciarrocchi ha spostato gli equilibri, come ti dicevo, con un break point che Orvieto
ha reso possibile la vittoria del set. E allora, secondo set che va in archivio con un'ottima Zambelli che nel finale ribalta il risultato e trova il punto dell'1-1. Ai nostri microfoni Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne e comunicazione di Lega Pallavolo Sera Femminile. Benvenuta Consuelo. Allora, intanto che bella festa qui a Caserta. Sicuramente, dai, adesso si è anche riaperta questa partita, per cui diventa più bello, perché le cose semplici magari non piacciono a nessuno e quindi ci sarà da soffrire, vedremo chi avrà la meglio, però insomma diventa una gara interessante. Consuelo, il livello della Serie 2 è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, soprattutto quest'anno. Sì, è cresciuto perché ovviamente è cresciuta anche la 1. No? E quindi a cascata chiaramente il movimento cresce, abbiamo sempre detto che la 2 poi è il bacino dal quale attingere, no? E quindi è il campionato forse più importante, di conseguenza mi fa molto piacere vedere una partita questa sera di livello alto che chiaramente fa ben sperare per l'anno prossimo. Un livello, diciamo, che è cresciuto quest'anno, la formula di dividere in due la Serie 2 attraverso quella pool promozione, si è arrivati alle finali con due squadre che hanno comunque giocato una grande pallavolo nel corso della stagione. Per l'anno prossimo ci saranno novità? Ma guarda, per l'anno prossimo non chiedere a me, perché non sono la persona preposta per darti questo tipo di risposte. Sicuramente le novità ci saranno, però te le farai raccontare dal presidente. Consuelo, un'ultima domanda. La Serie 2 è un bacino importante, stiamo ammirando tantissime giocatrici italiane, brave, pronte magari per la Serie 1. Magari, è chiaro che di italiane c'è sempre un assoluto bisogno, perché ci dobbiamo sempre far trovare preparati. È stato un anno strepitoso da un punto di vista pallavolistico femminile, si è conclusa ieri sera un'annata splendida col trionfo di Novara, una settimana fa con quella di Conegliano. Busto e Monza che si sono portate a casa due coppe europee, quindi questo famoso triplete è stato realizzato, però non ci si deve cullare di questi risultati, ma bisogna costruirselo il futuro per comunque mantenere un livello sempre molto alto. Grazie Consuelo. Ringraziamo Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne e comunicazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ci ha raccontato un pochettino quella che è stata anche la stagione pallavolistica 2018-2019, con i risultati, con le emozioni anche della finalissima di Berlino, con il successo di Novara nella finalissima appunto contro Conegliano. E allora torniamo a raccontarvi questa partita, ripartiamo soprattutto dall'ultimo punto di Orvieto che ha portato il match sull'1-1. Ricominciamo, le ragazze di Orvieto ora sono cariche per questo set vinto. In realtà le percentuali di attacco di Caserta sono scese moltissimo. L'attacco vincente questo... da parte di Caserta. Abbiamo un po' di numeri. Sì, abbiamo un attacco di Caserta che è sceso al 36% contro un 67% del primo set. La percentuale di attacco invece di Orvieto è rimasta pressoché immutata, quindi questo ha fatto da ago della bilancia per la vittoria del set da parte di Orvieto. E intanto Dalia per Giulia Melli, la palletta è lì, ancora la ricostruzione del gioco con Prandi, arriva in pipe Sofia Dodorico, bravissima Repice, però la palla tocca il soffitto, 2-1 Orvieto. Avremo bisogno di una palestra un pochettino più alta. Beh, qui c'è tutto il calore concentrato. Tutto. Però è bello vedere il Palavignola così pieno. Sì, è fantastico. Qua c'è tutto l'amore, tutto il calore della campagna, del territorio di Caserta, pronto a sostenere naturalmente la Volalto 2.0, e dall'altra però ci sono anche tantissimi tifosi della Zambelli.
Sì. Pronti a dare il proprio amore, il proprio sostegno alla, alla squadra di Orvieto. Come è giusto che sia. Seguiamo 2-2 il punteggio di questo terzo set. Cecchetto, Mila Montani, la parata di Dalia, poi Maggi Pinto per Cella, la palla invitante, vola ancora Prandi sotto rete, ancora la ricostruzione del gioco, c'è Dalia per Giulia Malle, guarda che ti prende Cecchetto, la palla tocca il soffitto, il punto del 3-2. Guarda il secondo punto verso posto 2 di terzo tocco, sintomatico. Alle ragazze giovani si insegna che il terzo tocco va spinto verso posto 2 o verso posto 1. E il servizio da parte di Caserta, poi la pipe di De Cortes, il punto. Clara De Cortes, come è salita, come è cresciuta di rendimento, si è presa Orvieto. Sì, ha ricominciato a prendere quel ritmo che le mancava, quindi mette molto in difficoltà il muro di Caserta. Seguiamo Montani, la recezione di Melli, poi Maggi Pinto dall'altra parte per Matuskova, la palletta, la grande difesa da parte di Orvieto, ancora Dodorico, bravissima Cella dietro, poi Dalia dal centro per Laura Prigo, la palla è fuori, 4-3 per Orvieto, attenzione perché Orvieto comincia a comandare. Orvieto, così come è fatto nel secondo set, ci ha sempre creduto, nonostante qualche imprecisione di troppo, ma è stata sempre... Seguiamo ancora il servizio di Orvieto, c'è Maggi Pinto, poi Melli, Bagher al limite del soffitto, ancora Teresa Matuskova, vola a Montani, poi Prandi, palla no look per De Cortes, Clara De Cortes è tornata, signori e signore, 5-3 Orvieto. Ecco la De Cortes, la De Cortes con un timing d'attacco giusto, diciamo che il punto non dico che è assicurato, ma mette fortemente in difficoltà la difesa di Caserta. Attenzione Montani, la palla velenosissima, Maggi Pinto bravissima, poi scarica Matuskova, murata, vola Maggi Pinto, allora c'è la ricostruzione del gioco di Prandi per Dodorico, c'è il tocco a muro, il punto di Zambelli Orvieto, 6-3 più 3, un vantaggio importante in questo avvio di secondo, di terzo set, amici telespettatori. In questa P1 Caserta sta avendo difficoltà. Time veramente. Out intanto per De Laganesi, ci andiamo in casa, vola alto Caserta. Draganesic qui è andato a parlare da solo con Dalia e ora per questo Frigo. Cella fa tutte mani. Sì, è una persona di esperienza come lei, naturalmente ha permesso alle ragazze, mi sta chiedendo di utilizzare la tranquillità della gestione della palla, perché questa P1 stanno ricercando sempre la Melli ricezione. Deve mettere una pezza alla Maggi Pinto qui a stringere un pochettino il campo così come sta facendo. Il servizio di Montani, recezione di Maggi Pinto, attenzione l'attacco adesso di Malle, la fucilata, Orvieto prende tutto adesso, ancora Dodorico sotto rete, ancora Frigo sotto rete, poi c'è Prandi, gran palla per Dodorico, il pallonetto e vola Maggi Pinto, ancora Dalia, gran palla per Matuskova, l'errore in attacco di Teresa, 7-3 per la Zambelli, attenzione. Attenzione perché la Zambelli ha una marcia in più in questo momento. Un contrattacco giocato con un pallonetto dove la Maggi Pinto si è fatta trovare pronta. Maggi Pinto due difesone ha fatto. Seguiamo il servizio ancora di Orvieto, poi Dalia in bagher per Matuskova. Il muro, il muro, il muro vincente da parte della Zambelli Orvieto. 8-3 in questo terzo set. Mamma santa! Dove è andata Silvia Bussoli a prendere quella palla? Questa P1, Caserta è in difficoltà con la fase di ricezione punto, in attacco la Matuskova da 4 non riesce a trovare quelle direzioni di attacco che trova da 2. Mila Montani, palla insidiosa su Melli in palleggio, Dalia in bagher, sempre per Matuskova la mazzata. C'è Montani, la palla scorre il soffitto, si continua a giocare, anzi no, l'arbitro fischia il gioco. Paradossalmente dalla palla più complicata la Matuskova ha ricavato il meglio. Andiamola a rivedere, guarda, rincorsa,
quasi una palla di seconda linea questa, alta, forte. Sì, ma Matuskova è completa in ogni fondamentale. Sì, è Giulia Melli l'ammazzata. C'è il bagger di Dodorico, ancora l'attacco per Dodo, il lavoro e il muro, e il muro vincente di Laura Frigo, 5 Caserta, 8 Orvieto. Ma sei sicuro che la Frigo? Secondo me la Matuskova, guardiamo bene. Sì, vanno insieme, però secondo me è Frigo. Bene, attenzione, il servizio da parte di Melli, ricezione di Dodorico, poi Prandi, l'attacco di De Cortes, salvata la palla, poi sotto rete Ciarrocchi sbaglia l'attacco e allora regalo per Caserta, sesto punto per la Golden Tulip Caserta. La Maggipinto ha deciso di non far cadere più nulla lì dietro. Caserta in crescendo, c'è ancora Melli, la mazzata in battuta su Bussoli, allora la palla in testa di Prandi per Dodorico, la diagonale, la copertura di Melli, ancora Dalia in ricontrattacco, c'è Cella che non chiude, ancora Cecchetto, Prandi serve, smarca Dodorico, il muro di Caserta, la palla è lì, Prandi ci mette una pezza, poi ancora il palleggio da parte di De Cortes su Frigo, ancora Dalia, gran palla per Matuskova, esplode il palazzo dello sport, Vignola di Caserta, il palla Vignola di Caserta, il punto del 7-8, che questo, Golden Tulip signori, questo è il modo migliore per rimettere a posto il set per Caserta, perché con quel vantaggio che si era creato Orvieto, e infatti solforati time out, solforati time out, e allora noi andiamo ad ascoltare Nesic. Due cose, attenzione, su tutte palle me che sono ben composte in muro, non abbiamo le direzioni, che non abbiamo le direzioni sulla palla, dobbiamo cercare di tirare alto, solo alto, o pallonetto qui e qui, niente altro, via! La Bolgia ci fa capire poco, ma in realtà parlava di tutte le situazioni negative, di ricezione negativa, con alzata della Dalia, anche staccata da rete, di avere pazienza. E allora seguiamo questo terzo set con il servizio di Melli, l'errore di Melli, 9-7 per Orvieto. Un errore dopo il time out che non ci voleva per le casertane. La battuta adesso di Silvia Prandi, pronta a sfoderare la sua esperienza. Melli, palla precisa per Dalia, l'attacco di Matuskova che non si fa pregare due volte, trova il punto dell'8-9. Brava, brava la Dalia a far riprendere il ritmo alla Matuskova che aveva perso in quella più uno. Seguiamo Laura Frigo. L'errore di Frigo, errore numero 2 consecutivo al servizio per Caserta. Sì, anche sulla ricerca di una battuta corta, non c'è la misura per trovare il campo. Vediamo la Dalia in questa P5. Seguiamo il servizio di Dodorico, la fucilata, c'è Melli, ancora Dalia, gran palla, ancora per Melli, dietro Bussoli, ancora Cecchetto, gran palla per l'attacco di De Cortes, tocca l'asticella, il punto numero 9 per Caserta. La De Cortes cerca la linea alta, ma impatta la palla contro l'asta. Un colpo complicato ricercato dalla De Cortes. Servizio di Matuskova, la fucilata, palla fuori. C'è un'alternanza di errori al servizio. Sì, è il terzo errore di fila, ma questo quantomeno una battuta cercata lunga. Vediamo la Ciarrocchi in battuta. Ciarrocchi, un giro interessante. Michela Ciarrocchi. La ricezione di Cella, ancora Dalia, ancora per Cella, la diagonale, copre benissimo Dodorico, poi Prandi, smarca Bussoli, la diagonale è vincente. Nulla possono, Cella e Maggipinto. 12-9, trova questo margine di vantaggio Orvieto. Sì,
la scelta della Dalia di rimettere in gioco un po' la cella, che nonostante il muro a uno è stata difesa da Orvieto con una grande rigiocata in quattro. Servizio sbagliato da parte di Zambelli Orvieto, 10-12. Squadre stanche ma sono pronte subito a scatenare la forza esplosiva sotto rete. Sì, io direi che la tensione che in battuta non ti permette di avere il braccio sciolto per poter andare a giocare al meglio. Seguiamo Prandi dall'accento per Mila Montani, la palla in libalontano, poi Dalia sbaglia, ancora palla per De Cortes, ancora Prandi per la sua opposta, l'attacco è out, 11° punto per Orvieto, per Caserta. 12 invece per Orvieto. Una palla staccata della Prandi non permette alla De Cortes di scaricare tutta la sua forza. Torniamo a seguire Elisa Cella al servizio. Eccezione di Dodorico, poi Prandi. Ancora per De Cortes. Subito cambia palla per Orvieto. Subito, brava la Prandi a rimetterla dentro, perché si sentiva responsabile certamente di quella alzata precedente che era un po' staccata. Quindi molto brava a tenerla dentro. La battuta di Clara De Cortes, protagonista assoluta, con oltre 30 punti nella partita di gara 2 a Orvieto di mercoledì scorso. Inquadrata Maggi Pinto. Vediamo contro questa P3. Ancora Clara De Cortes. Il siluro di De Cortes su Maggi Pinto. Attenzione ancora Dalia. Gran palla per Ropice. La difesa così così di Orvieto. Punto numero 12 per Caserta. Kelly pronta a ruggire. Ritorna questa fast nella P3 permessa da una ricezione positiva della Maggi Pinto, che da posto 6 permette alla Dalia di poter gestire al meglio la propria linea di attacco. Torniamo a seguire il turno di battuta della Repice, che nel primo set l'ha messa molto in difficoltà. Andiamo a seguire Vittoria Repice e le giocatrici seguono il ritmo dei tamburi in tribuna. Attenzione, l'attacco da parte di Bustoli non è efficace. Allora Dalia, palla importante per Caserta, attacco in campo da parte di Caserta, il punto del 13-13. Protesta la panchina della Zambelli. Andiamo a rivedere. La palla è sulla riga, dunque giusta decisione del direttore di gara. Punteggio di 13-13, quanto è bella questa partita. Sì. Ancora Repice, la ricezione di Bussoli, ancora Prandi, bella palla per Mila Montani, c'è Matuskova dietro, allora c'è Dalia, palleggio per Frigo, mani alte del muro di Orvieto, 14-13, torna in vantaggio Caserta. Nella situazione di gioco di transizione la Prandi ha murato dal centro, si è trovata lì e infatti quasi quasi faceva lo scherzetto alla Frigo. Vedete come si rammarica. E paradossalmente quando Repice al servizio, Caserta ha sempre una occasione in più, una soluzione in avanti in più. Attenzione, Prandi, la pipe su De Cortes, l'errore di De Cortes. 15-13 per la Golden Tulip Caserta. Palla tirata e rete dalla De Cortes, complice un'alzata non proprio con l'altezza giusta, con un po' di ritardo da parte della De Cortes. Questa qui 4 va in sofferenza la Zambelli Orvieto. La battuta per ancora per Repice, Bussoli sbaglia tutto, Dalia sotto rete non chiude, brava Prandi, ancora Dalia, palla pulita precisa per Melli, il pallonetto c'è De Cortes in copertura, ancora Prandi in pipe per Dodorico, vola Dalia da vincere, ancora Cella per Matuskova, il muro, la difesa di Melli, c'è Repice, ancora Dalia, anzi Cella in palleggio, c'è Montani, ancora la centrale è servita, non chiude, ancora Dalia, gran palla per Teresa Matuskova, il muro vincente da parte della formazione della Zambelli con Prandi e con Bussoli. 14-15, che scambio! Piero, hai visto chi ha fatto questo muro? Guardala, è la Prandi. Prandi con Bussoli insieme.
la Prandi punto... che ha fatto le prove generali prima, adesso c'è riuscita. 14-15 Bussoli riceve Maggi Pinto, ancora Dalia, palla dall'altra parte per Melli, bravissima Cecchetto sotto rete, poi la palla per Frigo, Dalia per ancora Melli, il money out del muro di Orvieto. 16-14 il punteggio a favore delle campane. Ancora la Prandi dal centro, la Melli si è accorta della sua presenza e subito l'ha colpita con un attacco fortissimo. Ancora Caserta a servizio, c'è Cecchetto, palla in testa Prandi, poi Montani, il punto della 15-16. Mila Montani, bella questa B, non è una vera e propria fast ma la palla un pochettino più vicina al pareggiatore. Comunque Prandi sfrutta molto i centrali. Sì, ma ambedue le palleggiatrici giocano molto quando la ricezione glielo permette. Seguiamo il servizio da parte di Montani, ricezione di Maggi Pinto, ancora Dalia per Malli, bravissima Bussoli dietro, poi c'è Prandi, palla no look, Sive Cortes, c'è la doppia fischiata a Prandi. Sei d'accordo? Guarda, è una palla al limite, naturalmente lui era diversa dagli altri palleggi, ecco, questo sì. Il servizio di Caserta, la palla va fuori, servizio out di Giulia Melli che ha cercato le righe. Sì, lo sta facendo da un po' a tirare profondo. Cercato la profondità. Non capisco la scelta di Orvieto di battere su Maggi Pinto, ecco. E sarà brava lei a trovare sempre lo spazio necessario. Seguiamo per muoversi. Prandi, la palletta su Cella, ancora Dalia dall'altra parte per Matuskova. Teresa Matuskova, punto del 18-16, hai visto come ha fatto ruotare il braccio, il polso? Sì, naturalmente capisco la difficoltà anche di Orvieto perché la Cella è una giocatrice di ricezione, meglio non colpirla. Laura Frigo, ricezione di Bussoli, c'è il palleggio di Prandi per Ciarrocchi, ancora bravissima Michela perché trova il timing giusto con Prandi e fa brava, sempre delle grandi giocate. Brava la Prandi a risolvere qui una palla complicatissima. Molto, molto brava. Brava la Ciarrocchi a crederci. C'è molta sintonia tra le due. Seguiamo allora Dodorico, Cella, Dalia. Palla per Matuskova, il pallonetto spinto. Ci mette una pezza ancora De Cortes, poi non chiude Bussoli, c'è Maggi Pinto, no Luca in bagger per Elisa Cella, la palletta copre benissimo Dodorico, ancora Prandi, una palla importante, arriva Silvia Bussoli, il là appunto da parte della formazione di Orvieto, 18-18, cambio, esce Melli, dentro Ghilardi. Due pallonetti fatti nelle due transizioni dalle due squadre, sintomo di fidarsi molto della fase break point. No, soprattutto questa Orvieto che comunque è lì, fiato sul collo all'avversario e poi è incisiva parecchio in questo momento. L'errore di Dodorico, brava Ghilardi a leggere la traiettoria. Sì, bravo anche Nesic a trovare il cambio con la Ghilardi che ha messo un po' di pressione al battitore, funzionava al contrario in questo giro. Matuskova, 19 Caserta, 18 Orvieto, siamo in rigorosa diretta su LWF TV, c'è Bussoli in ricezione, ancora Prandi per De Cortes, Ghilardi difesa a flipper, la palla lì rigiocata, c'è Ciarrocchi e l'attacco adesso di De Cortes, straordinaria Clara De Cortes, due attacchi da manuale. Andiamola a rivedere De Cortes, ma Ghilardi cosa ha fatto? De Cortes e Ghilardi cosa hanno fatto? C'è una sfida tra la De Cortes e la Ghilardi, quante Ghilardi ci sono in campo? Mi sembra una. Ha Alessia fatto due interventi. È fenomenale ragazzi. Brava la De Cortes a tenere viva e costante la pressione senza pazientirsi. 19-19 Ciarrocchi, l'errore di Michela al servizio, 20-19 e ora Caserta può sprigionare la forza di Cella in battuta, cambio dentro Melli, fuori nuovamente Ghilardi.
posizione Elisa Cella, la ricezione di Dodorico, poi Prandi per De Cortes, il pallonetto entra sul pallone, poi Dalia, poi Matusco, pallonetto corto, intuisce tutto De Cortes, poi ancora Prandi per Bussoli, mani out per la giocatrice di mano, 20-20. Questa è un'altra azione dove la Matusca stava facendo un punto in palleggio verso posto 2, brava la De Cortes a fare un appoggio per la Prandi e la Bussoli a chiudere il punto sulle mani del muro. Seguiamo De Cortes in battuta. Questa è una P3 per Caserta, bisogna stare attenti per Orvieto alla fast 20-20. De Cortes, la mazzata su Cella, ancora l'attacco di Repice che abbatte Cecchetto, 21-20. Ma sì, la Dalia ha un punto di riferimento importante in questa P3 che è la Repice, complice una ricezione della Cella perfetta, la mette nelle condizioni migliori di poter fare punto. Seguiamo il servizio da parte di Vittoria Repice, importante poi sotto rete chiude Laura Frigo il punto del 22-20 Caserta, 22-20 Caserta. Il pubblico del Pallavignola accanto alle proprie ragazze, time out per Solforati, andiamo in casa a Caserta. Centrale, andate lunghe sempre, e un'altra cosa, continuiamo bene con la nostra battuta, non me ne frega niente, entrerà dentro, via! Nesi ci ha messo l'accento sull'intensità di battuta, rischiare lì per trovare qualcosa poi nella fase break point con la palla distante da rete per Orvieto. Sentite la bolgia del pala Vignola. Repice al servizio. La sezione di Bussoli precisa per Prandi. Vola Montani, il pallonetto spinto, vola anche Melli. Poi attenzione Teresa Matuskova, la mazzata, la palla è lì, ballonzola sul nastro, si rigioca, si continua il pareggio di De Cortes al limite, c'è ancora Matuskova, Dalia per Laura Frigo, la diagonale e il punto del 23-20 e lo ottiene Caserta proprio dal centro con Laura Frigo. Una palla che arriva da un primo tocco della Cella in tuffo verso posto 5 e con una chiusura poi della seconda palla con la Frigo dal centro in fast. E la servizio ancora di Repice, sempre velenosa in battuta, l'errore questa volta, però quando va Repice al servizio di solito crea dei gap nel corso di sì, quel momento particolare del match. Nesic ne è convinto, tant'è che durante il timeout ha detto che lui non importava il fatto di poter rischiare la battuta. Attenzione a Cella, Dalia in bagger per Melli, la mazzata, il muro di contenimento della Zambelli, c'è ancora Prandi in bagger per Dodorico, guarda Magipito che ti prende, ancora Frigo per Melli, Dodorico spettacolare in difesa, c'è il palleggio di De Corte, sta dall'altra parte, ancora Cella, l'attacco di Frigo, Magipito, anzi Cecchetto dall'altra parte, ancora Dodorico, c'è Cella dall'altra parte, poi doppia di Dalia in palleggio. Che scambio, che scambio! Ma cosa ha preso Dodorico prima? Signori, difesa da manuale della pallavolo. Ma la Cecchetto, ha fatto due difese che valgono il set per Orvieto. Attenzione, Nesic time out, andiamo allora ad ascoltarlo. Bene contrattacco, regà! Dimentichiamo questo, da subito cambio palla, non è che c'è tanto da parlare, ok? Solo tranquillità, via, siamo un punto avanti, via, dai! Time out che permette alla ragazza di Caserta di riordinare un po' le idee, di valutare che si è 23-22 e di giocare questa palla al cambio palla al meglio. Si trovano una P2 la Dalia,
contro Orvieto che è in una P3, quindi potrebbe sfruttare il muro della Prandi in due. Siamo in servizio di Bussoli, palleggio di Cella, ancora Dalia per Laura Frigo, l'attacco, la grande difesa di De Cortes, ancora Prandi dall'altra parte per Dodorico, il pallonetto, c'è ancora Matuskova dietro, poi Dalia in bagger per Melli, la palletta, c'è la ricostruzione di Bussoli per la Prandi, gran palla per De Cortes, il grande muro di Laura Frigo, 24-22 per Caserta, 2 set ball della ragazza di Resi, ce l'andiamo a rivedere, la mazzata di De Cortes, il murone di Frigo Melli. Bella Frigo, degli ultimi 3 attacchi più questo muro, si sta prendendo la responsabilità del set. Un po' più di coraggio da parte della Laura, anzi, Ludovica Dalia al servizio, ricezione di Dodorico, poi Prandi dall'altra parte, la parata di Maggi Pinto, ancora Melli, l'attacco, la grande difesa di Giacchetto, poi scarica Bussoli, il nastro, ancora Dalia per Melli, il pallonetto, la parata da parte di De Cortes, Bussoli dall'altra parte, Maggi Pinto, spettacolo, arriva Matuskova, palla in campo, e il punto per 25-22, 2-1 per la Volalto, 2.0 Caserta. Beh, che dire, io credo che le parole debbano lasciare lo spazio a uno spettacolo che è indecifrabile dalle parole. Azioni giocate fino alla fine da parte di ambedue le squadre. Abbiamo visto De Cortes prendere una palla impossibile, strisciando sul terreno di gioco dall'altra parte. Straordinaria la seconda linea di Caserta che non ha fatto cadere nulla, e poi gli attaccanti sotto rete che hanno fatto giocate pazzesche. 2-1 Caserta, se non sbaglio, meritato. Se non sbaglio, sì, sul 23-22 la Dodorico ha avuto la possibilità in 4, ha scelto di fare un pallonetto verso posto 3 che è stato ridifeso e Caserta ha fatto punto, credo sia passato da lì. Poi diciamo le azioni sono durate tantissimo e questo è complice anche la ricerca da parte delle atlete di questo miracolo che non far cadere la palla a terra. Comunque Orvieto sta facendo un partitone, però sembra a volte non essere completa. Ma guarda, credo che Orvieto stia dando fondo a tutte quelle che sono le risorse. Qualche sbavatura di troppo però. Sì, delle volte rischia qualcosina di troppo che non gli permette di portare a casa il punto, però questo è figlio dei tempi di gioco che in realtà delle volte impongono dei rischi che non sono sempre calcolabili. Comunque due squadre che meriterebbero la 1. Ma sì, ambedue, l'abbiamo detto in presentazione, tutte e due le squadre meritano la 1 e lo hanno dimostrato nel cammino che hanno fatto. Non dimentichiamo che hanno estromesso da questa finale corazzate come Trento e Torino, ambedue le squadre, quindi hanno il merito di crederci ancora, di crederci sempre e di portare la propria società in quello che è l'Olimpo del volley. Senti, gara 3 ancora più bella di gara 1 e gara 2. Sì, io credo che le giocatrici adesso si conoscono ancora meglio e quindi il pallone fa fatica a cadere perché ci si trova di fronte a dei colpi che magari nella memoria già si conoscono, quindi si mette relativamente in difficoltà la squadra avversaria. Per come stanno le cose, Caserta è a un set dalla Serie 1. Sì, Caserta ha un set della Serie 1 e credo che ambedue le squadre lo sappiano e Orvieto venderà cara la pelle questo set per poter portare al quinto una squadra che lotterà per la Serie 1. E allora squadre nuovamente sul rettangolo di gioco, è un campionato bellissimo, brava la Lega Pallavolo Serie A femminile a portare negli anni la qualità, il livello sia della 1 e sia della 2 a questi livelli. Sì, credo che uno spettacolo del genere qualche anno fa non era pensabile, soprattutto per il livello di gioco, ecco. Le squadre in campo hanno un'intensità tale
da poter far godere di uno spettacolo fantastico gli spettatori presenti e coloro che sono collegati in streaming. Attenzione, Dalia, l'attacco di Matuskova e il punto dell'1-0. Un attacco cercato questo pallonetto, la palla era attaccabile, ma lei ha fatto la scelta, un fuoritempo con il muro che non ha permesso l'intervento né la difesa né la della ragazza a muro. Seguiamo allora il turno di battuta di Vittoria Repice, 1-0 Caserta nel quarto set. Ancora attacco di Montani, il muro, la mano di Bussoli, poi arriva ancora Silvia in attacco, c'è la torsione di Prandi, ancora per Bussoli, la grande difesa di Repice, poi Matuskova per Melli, la palletta, ancora la ricostruzione di Cecchetto, palla in testa a Prandi, arriva Dodorico, vola Repice, cosa ha preso anche Melli, attenzione c'è la palla corta che muore sulla rete, 1-1. Palla corta in due, l'ennesima. Sì, ma Repice, che stiamo scoprendo grande difensore stasera. Ma sì, la difesa è tutta anima e voglia di non far cadere la palla. Quindi lei, caratterialmente la vediamo tutti che è molto, è votata a questo atteggiamento di passione, di voglia. La vediamo sempre molto carica. Torniamo a seguire De Cortes, abbiamo visto De Cortes inquadrata, c'è Silvia Bussoli al servizio, eccezione di Mangipinto, poi Dalia per Raffrigo, il muro di Dodorico e c'è l'invasione di Caserta, 2-1 Orvieto. Credo che la scelta di battere sulla Mangipinto in posto 1 sia dettata dallo studio fatto dallo staff tecnico di Orvieto in virtù della difficoltà di giocare la fast su questa palla che era arrivata dietro. Attenzione, c'è Dalia, l'attacco di Melli, la palla che va fuori, la palla che va fuori, il punto della 3-1. La scelta di un pallonetto, fatto con un po' di troppa leggerezza. Attenzione, recezione da parte di Mangipinto, ancora Dalia, l'attacco di Melli, il punto della 2-3. Qui Mangipinto ha trovato una diagonale non facile. Sì, ripeto, la ricerca della Mangipinto in ricezione è per limitare un po' l'utilizzo della fast da parte di Caserta in quella P2, con la Frigo che mette sempre molta difficoltà al muro avversario. Il servizio ancora di Caserta, poi c'è Bussoli, Prandi, l'attacco di De Cortes, la palla lì ancora rigiocata, c'è Dodo, poi ancora Prandi per Dodorico, la palla lì, Prandi ci mette una pezza, c'è Cecchetto, ancora scarica De Cortes, la difesa di Caserta, c'è Dalia in bagger, smarca Melli, vola Cecchetto, ancora Prandi, gran palla per Bussoli di prima intenzione, c'è Mangipinto dietro, ricostruisce Dalia per Melli, Melli 3-3, scatenata Caserta, scatenato Nesic, ma davvero un gioco fantastico di questa gol alto 2.0 Golden Tulip. Assisteremo a un set giocato con questa intensità, dove ogni palla avrà una valenza importantissima. Seguiamo Dalia al servizio per la vittoria. Attenzione da parte di Bussoli, poi l'attacco di De Cortes, palla fuori, da dimenticare, vantaggio Caserta 4-3. Questo attacco fuori tempo della De Cortes, un po' come il set precedente, da 6 in pipe, fa un po' di fatica. Ancora Dalia, eccezione di Bussoli, Prandi per Montani, la palla lì, si difende benissimo Caserta, ancora il bagherone di Cella, palla dall'altra parte con Bussoli, ancora Prandi per Mila Montani, il punto del 4-4. Bella palla giocata dalla centrale di Orvieto verso posto 5. Guarda, Montani doveva prendere la palla con quel tipo di muro. Sì, e adesso in battuta si va a giocare contro una più uno, dove Caserta il primo giro ha avuto tanta difficoltà. Ancora Mila Montani, palla velenosa su Mangipinto, ancora Dalia, smarca Melli, il muro di contenimento di Orvieto, ancora Prandi per Dodorico, Sofia Dodorico,
decide di riportare Orvieto in vantaggio. Rodrigo che tira alto, forte verso posto 6, complice il muro che non è proprio chiuso ermeticamente. Guardiamola, riguardiamola. E infatti c'è uno spazio lì e la Dodorico si trova. Ancora Montani su Melli, Dalia ricostruisce per Laura Frigo. Che punto, signori e signore! Grande la ricezione della Melli che ha permesso alla Dalia di poter giocare con la Frigo, perché in questa rotazione prima con una ricezione negativa sono andate molto in difficoltà. Ancora Melli al servizio. Palla fuori di Melli, nuovo vantaggio per Orvieto, 6-5. Colpisce male. È il set dove Orvieto deve dare il tutto per tutto. Sì. Qui si gioca praticamente la stagione. Si gioca la stagione così come se la gioca Caserta nel chiudere. Vivere o morire questa. Craprandi, ricezione da parte di Maggi Pinto. Dal centro, fa i buchi per terra. Laura Frigo, il punto del 6-6. Sai, la capacità di mettere in difficoltà la ricezione avversaria da parte della battuta è un elemento importante per non permettere queste giocate. La Dalia è molto esperta, gestisce molto bene con la palla positiva. Il servizio di Laura Frigo, attenzione Dodorico, l'errore, la palla va in tribuna, 7-6 Caserta. Sì, mentre Caserta con la battuta... quest'ultimo is nella prova sta mettendo in difficoltà la ricezione di Orvieto, la cercherà ancora. Seguiamo il servizio di Laura Frigo, la ricezione da parte della formazione di Orvieto, il muro su Dodorico, ancora Prandi in torsione per l'attacco di De Cortes, murata, e poi c'è l'invasione da parte di Caserta con Matuskova, 7-7. Sì, una grande copertura della Bussoli su un attacco della Dodorico con il muro che ha contenuto quell'attacco. Comunque Mario, è un altro Orvieto rispetto a gara 1. Sì, ma hanno trovato coraggio. E ora c'è l'errore da parte di Dodorico. Ha rischiato un po' questa battuta. Il punto dell'8-7. Non prendendola troppo alta e... però è un rischio che devono prendersi. Teresa Matuskova in battuta. Andrà al servizio Teresa Matuskova, la ricezione di Cecchetto precisa. C'è l'attacco adesso di Dodorico, la palla va in tribuna sulla mani auto del muro, 8-8. Nonostante la ricezione precisa, il muro c'era di Caserta, anche della Dalia, a dare una mano alla repice. Attenzione, il servizio parte di Orvieto, l'errore, ancora una volta l'errore da parte di Ciarrocchi. Solforati dice qualcosa alla ragazza però. Due errori nell'orecchio, ma gliel'ha detto. Sì, due errori di fila che non servono a ritrovare il ritmo nella fase break point. Elisa Cella, la ricezione da parte di Bussoli, poi dal centro Mila Montani, 9-9. Molto positiva la Montani, sono due set che dal centro insieme alla Prandi trovano delle soluzioni. Ma guarda la bellezza di questo palleggio di Silvia Prandi. Sì. Di Vittoria Prandi. Brava, brava a ricercarla. Attenzione, il servizio di De Cortes, c'è Maggi Pinto, ancora Dalia per Repice, ci mette una pezza a Montani, ancora Vittoria Prandi, dall'altra parte per Dodorico. La palla non è cata da nessuno a muro, protesta Dodorico, vuole il tocco a muro, invece è punto per Golden Tulip Caserta, 10-9. Ha cercato le mani, lei diceva l'avesse toccata il muro, non è ben visibile. È comunque un grandissimo livello di gioco. Siamo contenti perché stiamo assistendo a uno spettacolo bellissimo. Seguiamo la battuta di Vittoria Repice. Sezione di Bussoli, precisa su Prandi, vola Montani, il muro di contenimento della
gol del Tulip Caserta, poi repice per Matuskova, bravissima Cecchetto, ancora Prandi, poi il palleggio spinto di De Cortes, c'è Frigo, palla in testa a Dali, ancora Cecchetto, ci mette una pezza, c'è Prandi, bellissima palla per De Cortes, mamma santa De Cortes, cosa ha tirato fuori in questo momento? Signori, questo è un colpo da rivedere tantissime volte e da far rivedere ai ragazzi che approcciano a questo sport. Cioè, ma De Cortes da quella posizione con quel muro ha fatto la cosa più difficile. Brava Clara, attenzione, riceve Cella, ancora attacco di Frigo, ci mette una pezza, ci mette una pezza De Cortes, però la palla tocca il soffitto. Intensità da parte di Caserta con gli attacchi, nuovo delle vantaggio sue centrali, nuovo vantaggio per Caserta. De Cortes è molto brava sia come opposta ma anche come giocatore di difesa. Attenzione a Mila Montani, il punto dell'11 a 11. Diciamo che la De Cortes in attacco quando trova un timing giusto con una palla mediamente morbida, lei va molto su, prende la palla molto alta con un tempo di attacco quasi maschile e quindi diventa difficile tenerla sia dal muro che dalla difesa. Mila Montani, pendente, c'è Maggipinto, attacco di Laura Figo, la grande difesa di Orvieto, poi scarica Dodorico, la palla è lì, ci mette una pezza Dalle, ancora Maggipinto, in bagger rovesciato per Teresa Matuskova, il muro di contenimento di Orvieto, la Zambelli ancora con Prandi, bella palla per De Cortes, nuovo vantaggio Orvieto, 12 a 11, gran palla di Prandi, grande attacco, guarda qui, brava la sincronia. Brava la Prandi a permettere alla Figo di arrivare con un tantino di ritardo in modo che la De Cortes potesse giocare una palla alta sulle sue mani. Una bella apertura della Prandi verso il posto 1. Gran coraggio. Bella partita, soprattutto le due squadre stanno giocando in questo momento al massimo. Non si stanno risparmiando, c'è in palio un posto in Serie A1 da conquistare questa sera. Attenzione, Dalia per Matuskova, la mazzata di Matuskova, palla in campo, ha fatto i buchi per terra, 12 a 12, una più uno, la Matuskova non attaccava una palla dal primo giro in questa rotazione della B1 del set precedente, brava a tirare forte in 6. Servizio di Melli su Dodorico, ancora Prandi, palla domesticata per De Cortes, la palletta, il muro di contenimento, anzi no, non ci va nessuno nella zona di conflitto e allora nuovo vantaggio per la Zambelli Orvieto. Indecisione del libero perché la Dalia era entrata per poter palleggiare aspettandosi un tocco del libero. Il servizio di Orvieto con Bussoli, c'è Cella che sbaglia tutto, poi sotto rete non chiude Orvieto, ancora Prandi per De Cortes, la palletta ancora Melli per Dalia, dal centro scarica la centrale Frigo, parata di Melli, poi si rigioca con Prandi che non chiude e poi c'è questo errore di Orvieto che regala il punto a Caserta, ma Melli ha fatto una difesa di piede mostruosa. La Dalia è intervenuta toccando la palla al di sopra del nastro della rete nella prima azione, quindi non so quanto regolare potesse essere quell'azione di prima. Attenzione, c'è Laura Frigo, ancora Cecchetto, poi Prandi, l'attacco di De Cortes, nuovo vantaggio per Orvieto. Il Dodorico. Servizio da parte di Dodorico, la ricezione di Melli, ancora dalla centro passa la squadra di Caserta, molto brava la Melli, Orvieto 14 Caserta, brava la Melli a metterci questa ricezione che ha permesso alla Repice di attaccare questa B, molto brava, molto brava. Il servizio di Teresa Matuskova,
l'eccezione volante di Dodorico, poi Prandi ancora per De Cortes, 15-14 per Orvieto. Quando la De Cortes riesce ad impattare la palla a quell'altezza, complice l'alzata di Prandi che ha... Il problema è se Orvieto riceve bene, se Orvieto riceve pulito, allora Prandi può giocare una palla pulita per De Cortes. Sì, la De Cortes, se riesce a prendere questo timing sulla palla, con una palla morbida, diventa complicato giocarci contro. E i 30 punti della serie di gara 2 ne sono un sintomo. 15-14 per Orvieto, il servizio. La ricezione è proprio di Melli, sotto rete, Dalia per Matuskova, anzi per Cella. Con quale naturalezza Cella è riuscita a mettere palla a terra? Ora Orvieto continua a ricercare la Melli in ricezione, ma in realtà la Melli sta reagendo e sta ricevendo molto molto bene. Permette alla Dalia di poter giocare con una ricezione sempre molto positiva. Servizio di Cella, ora Bussoli per Prandi, Montani dal centro non passa, ancora Dalia, gran palla per Melli, guarda che ti prende Cecchetto, poi c'è ancora l'attacco di Bussoli, l'invasione di Caserta, 16-15. 16-15 per Orvieto. Ecco, questa è una P3 dove la fast è presente. Servizio di De Cortes, la mazzata su Maggi Pinto, palla per Cecchetto, ancora dal centro Milamontani, non chiude, allora la ricostruzione di Cecchetto per Prandi, arriva Milamontani, non c'è alcun tocco a rete, 16-16, guerra di nervi sotto rete. Ecco, è bagarre, un po' di bagarre sotto rete che ci sta in una gara del genere. Però centrale... è un grandissimo spettacolo quello di questa sera del Palavignola. Ma quella è la foga e la voglia di poter portare a casa il risultato. È una partita dove le emozioni sono protagoniste, l'abbiamo detto in apertura nella nostra introduzione. Il servizio da parte di Repice, c'è Dodorico, ancora Prandi per De Cortes, la palletta, ci mette una pezza la giocatrice Cella, però quella è una palla che poteva anche andare fuori, lo sai? Ma no, io credo che entrava in campo, ma questa palla non può cadere, questa palla vediamo, non può cadere la scelta, eh sì, era proprio lì dentro. Cella forse sperava in un altro tocco sotto rete, attenzione, si gioca, la palla è lì, guarda Dodorico recupera la palla. Buona. sotto praticamente il soffitto, a fil di soffitto c'è il quarto tocco per l'arbitro e allora 17-17. Ma quanto equilibrio c'è, i capovolgimenti di fronte sono una costante. Un palasport incandescente questa sera, uno spettacolo nello spettacolo. Attenzione a Cecchetto, palla per Prandi, tocco morbido per Dodorico, Murata, c'è De Cortes, ancora Dodorico, la palletta ancora Murata, poi Cecchetto sotto rete, la finta, l'errore di Melli sulla finta di Montani, il nuovo vantaggio Orvieto, che comunque sta conducendo tutto il secondo set in vantaggio. Sì, sai chi ha fatto la prima copertura sull'attacco della Bussoli? La De Cortes è andata in copertura a prendere quella palla per alzarla su. Andiamo a seguire il servizio di Milamontani, velenosissimo su Melli, ancora Dalia, palla che scotta con Matuskova che trova il punto del pareggio, 18-18. La Matuskova da 4 è ufficiale, ha ripreso il ritmo che aveva perso nel secondo set. 18-18, grande equilibrio fino al quarto set. Salto davvero. Spin no, sceglie per la salto floor. Eccezione di Bussoli, ancora Prandi, bel tocco per De Cortes, l'errore, qui De Cortes non sapeva se schiacciare di forza o pallonetto, è uscito un ibrido. Sì, ma questa è una palla, Piero, dove non c'è tanta altezza, quindi lei si è difesa cercando il posto 2 del campo. Vantaggio Caserta, 19-18, Melli, ancora Bussoli, palla al limite, sbagliata, l'errore, sotto rete, il tap-in vincente della Golden Tulip, Caserta,
2 punti di vantaggio per Caserta, break di 3-0, time out per Solforati. Allora andiamo in casa Zambelli. Non sono i 2 punti che cambiano, bene, l'importante è che non lasciamo andare il punto, se c'è uno slash tutti sotto a difendere, che bolgia c'è qui, che bolgia ragazzi, veramente. Noi naturalmente ne abbiamo anche approfittato per rifiatare un attimo, ma attenzione perché adesso c'è il rush finale di questo set. Sì, siamo partiti dal 18 pari, complici 2 imprecisioni, un pallonetto in rete della De Cortes e una ricezione slash dall'altra parte del campo che hanno permesso alla Cella un punto dal muro. Adesso si riprende. Si riprende con il servizio di Melli. Caserta 2 punti di vantaggio su Orvieto. Questo quarto set, Dodorico, palla precisa per Prandi, ancora Dodo, l'attacco, il muro, e il muro vincente, di Frigo e Matuskova, 21-18 per Golden Tulip Caserta. Andiamo a rivedere l'azione, Teresa Matuskova, Laura Frigo dicono di no. Belli, eccezione di Dodorico, ancora Prandi, ancora attacco di De Cortes, Murata e il punto del 22-18, più 4 Caserta, un più 4 che sa di sentenza. Due muri che il primo ha visto la Matuskova aspettare la Dodorico lì dopo la fase di ricezione. Ancora time out per Matteo Solforati, andiamo sempre in casa Zambelli. L'ultimo pallone, la partita non è mai finita, eh? Siete state grandi, eh? Fino all'ultimo pallone la partita non è mai finita, ha detto Solforati. In questi momenti c'è bisogno di trovare un po' di tranquillità all'interno del proprio io e tanto fuoco all'esterno. La Melli è imbattuta in questo giro. Vediamo che soluzione adotterà la Prandi in questa B2, se la Ciarrocchi andrà in fast con la De Cortes in pipe. Attenzione il servizio di Caserta, c'è ancora Prandi, gran palla per De Cortes, la grande difesa della Golden Tulip, c'è la mazzata e il muro, di Orvieto con il punto del 19-22. Così come la Matuskova prima sulla Dodorico, così la Prandi sulla Cella, la stava aspettando lì. Attenzione il servizio da parte di Vittoria Prandi. Servizio di Vittoria Prandi, ricezione sbagliata di Cella, l'ace di Prandi, 20-22, attenzione Orvieto cerca di rimanere aggrappata al match, ma la ricerca della Cella su questa battuta della Prandi è una scelta atipica, fino ad ora non si era mai verificato che la Prandi fino all'ultimo punto, raga, le coperture, la cosa fondamentale è la copertura sulla palla. Anche qui, fino all'ultimo punto. Solforati molto tranquillo nella gestione di questo timeout. Bisogna capire tatticamente in questa P6. Fare innanzitutto una buona battuta per Orvieto, mentre per Caserta una buona ricezione che possa questa permettere. Questa è una palla importante, attenzione, Prandi al servizio. La ricezione in palleggio di Cella, Dalia dall'altra parte, per Matuskova la difesa dell'Orvieto, ancora Maggi Pinto, Dalia per Cella, la diagonale, vola Cecchetto, ancora Prandi, palla domesticata per Dodorico, Sofia Dodorico, che palla ragazzi, 22 Caserta, 21 Orvieto. Prodezza di Dodorico. La prima difesa della Bussoli sulla Matuskova. Attenzione, un punto da recuperare per Orvieto.
erano 4 punti di vantaggio di Caserta. Ancora Prandi, la palletta su Maggipinto, ancora Dalia per Matuskova, ancora ti prende tutto Cecchetto, c'è Dodorico, la palletta è lì, ci mette la pezza, c'è la presa torrente, non chiude Prandi, ancora Cecchetto sulla riga, poi c'è ancora Prandi, gran palla dall'altra parte, per De Cortes, la palla va fuori di De Cortes, 23 a 21, Caserta vicina al sogno, attenzione! Ora questa è una rotazione dove la Frigo prima ha messo molto in difficoltà contro la P1, cercheranno, credo, la Dodorico. Nesi ci sta dando indicazioni alla sua centrale, la Dodorico è più o meno coperta dal libero che le stringe molto il campo, si potrebbe scegliere di andare sulla bussola di verso posto 6. Seguiamo l'azione adesso di Laura Frigo, è una palla che scotta tanto, scotta veramente tanto, attenzione, c'è Cecchetto, sbaglia la ricezione sotto rete, non chiude Cella, attenzione, si salva Orvieto come può, il palleggio sporco di Prandi, ancora Dalia ricostruisce per Teresa Matuskova, prende tutto Prandi dietro, ancora Bussoli per il bagherone di De Cortes, c'è il bagher di Cella, palla in testa a Dalia, arriva Matuskova di gran carriera, Teresa Matuskova, 24-21, 3 match ball per Caserta per andare in Serie A. La Dalia che sta affidando alla Matuskova i palloni più importanti. Le ragazze di Caserta stanno indicando un 4 tocchi per le ragazze di Orvieto, perché la Prandi aveva toccato la palla nonostante fosse seconda linea con i piedi a terra. Attenzione, Caserta a un punto dal grande sogno. Seguiamo il servizio di Laura Frigo. L'errore di Laura Frigo, se ne va così il primo match ball per Caserta, 22-24. Sofia Dodorico. Questa è una P5. Time out per Dragan Nesic. Noi andiamo in casa, Zambelli Orvieto. Allora, sono in fase 5. Massima attenzione col muro, la Matuskova, ok? Cella col muro 1. Il 4 cerca di scendere il più possibile per difendere, ok? Allora, fino alla fine! Fase P5 per Caserta contro la P6 in break point per Orvieto. Sembra di aver capito di lasciare la cella col muro 1 con la fase difensiva a coprire la sua diagonale e di concentrarsi di più su un primo tempo e una palla dietro alla Matuska. Seguiamo il servizio da parte di Sofia Dodorico, la ricezione di Cella, ancora Dalia per Matuskova, la palla è in campo, è il punto di Caserta che vola in Serie 1, apoteosi per la squadra del presidente Nicola Turco che porta Caserta in Serie A1, il sogno, il grande sogno si avvera per questa società, per la Volalto 2.0, un sogno raggiunto tramite i playoff, un 3-1 alla Orvieto, alla Zambelli Orvieto che esce a testa alta da questi playoff. Caserta è in Serie 1 e raggiunge così nella massima promozione, nella massima categoria, proprio la Bartoccini Perugia. Che dire, in apertura il da gara va a ambedue le squadre, con Caserta che naturalmente ha meritato di vincere, ma certamente Orvieto che ha l'onore delle armi, ha combattuto fino alla fine, ci credeva. Le ragazze di Caserta hanno avuto la meglio combattendo, facendo vedere quanto la sofferenza di quest'anno ha portato a questi risultati. Dunque è promossa in Serie 1 la Golden Creta Volalto 2.0, la Turco compie miracolo sportivo. Dici bene, le ragazze di Caserta festeggeranno tantissima, però che bravissima del presidente Flavio Zambelli, bravissima
bravissimi. La terribile che è arrivata a giocarsi la 1 a testa alta questa stagione, significa lottare dal sesto settimo posto dietro, significa incontrare tutte le difficoltà che può offrire e lottare fino alla fine, crederci, è il merito di dello staff tecnico, della società, delle ragazze. Di qua Caserta naturalmente festeggia onorando quelli che erano iniziali, bravi a crederci fino alla fine, nonostante avversato, alla fine hanno raggiunto il risultato che il presidente programmato all'inizio stagione. Perché tra il dire e il fare c'è in mezzo un mare di problemi, di sofferenze, i giocatori che hanno a che fare con il lavoro che quotidianamente viene dallo staff tecnico, la costanza è un obiettivo del genere. Intanto il tifo la curva Nezic chiamato da Mane al timone di per portare in Serie A. Credo che il merito sia di tutti passati prima di Dragan, ha dato ai nostri microfoni. Allora ci ha raggiunti l'allenatore degli Orvieti, state bravi questa sera perché non era facile, un palazzetto così pieno, un'atmosfera bellissima, una corona meritato questa promozione, però devo dire che quello che abbiamo ottenuto, e non posso che dire grazie a questa, complimenti a Caserta. Ha tirato fuori il no voglio fare oggi, ma si sa cosa dire, prendo una grande Orvieto, ma questa squadra eravate in gruppo questa sera, sì, sapevamo che mercoledì non abbiamo giocato, non eravamo noi, quindi dobbiamo ritrovare il nostro equilibrio. E non è semplice perché Orvieto è una squadra che non molla mai, l'ha dimostrato durante tutto l'anno, ce l'ha fatta. Complimenti a loro perché è stata una bellissima finale, ci andiamo noi in Serie 1. Lisa, brava, anche coloro che premieranno naturalmente le vincitrici di questo playoff, oltre a Consuelo Mangifesta, la responsabile degli eventi e della comunicazione di Lega Pallavolo Serie A Femminile, anche il sindaco di Caserta Carlo Marino. Come potete vedere, schierata la coppa accanto alle vincitrici dei playoff promozione Serie A 2, ovvero la Volalto Golden Tulip Caserta Volalto 2.0. tutto è pronto, il cuore di Laura Frigo alla nostra telecamera, tutto è pronto, c'è la standing ovation, dunque Consuelo Mangifesta accanto al sindaco di Caserta Carlo Marino con le medaglie in oro che verranno consegnate alle giocatrici che sono state autrici, protagoniste di questa grandissima cavalcata trionfale ai playoff, culminata con la promozione in Serie A1.
Le vediamo tutte in parata una a una. Dunque una Volalto Golden Tulip Caserta che riporta la Campania in Serie A1 dopo tantissimo tempo, merito degli investimenti del presidente Nicola Turco, di una proprietà importante, di una città che adesso, ma da tanto tempo, sta iniziando ad appassionarsi alla pallavolo femminile, come ai tempi del grande basket di Oscar, ma sono altri tempi, sono altre epoche. Oggi c'è la Volalto 2.0 Golden Tulip Caserta che ha raggiunto davvero un grande sogno, davvero un grande momento per lo sport in Campania. E dunque Caserta, dopo aver sofferto nella prima parte della stagione, si va a prendere la promozione in Serie A1 e adesso è il momento topico, è il momento clou di questa finale. Risacella con la coppa in mano e dunque la Volalto Golden Tulip Caserta, promossa in Serie A1, ha battuto nella finalissima di Caserta della Pala Vignola proprio in gara 3 la squadra della Zambelli Orvieto. Un momento bellissimo di sport, di gioia, che pone la Serie 2, il campionato di Serie 2, ancora una volta sempre in alto, sempre ai massimi livelli, e soprattutto continua a dare al campionato italiano atlete italiane di grandissimo spessore tecnico. Queste sono le immagini che arrivano in diretta dal Palazzo dello Sport, dal Palazzo dello Sport di Caserta, con le giocatrici che si mettono in posa per festeggiare una promozione meritatissima. Ripetiamo, onore alla Zambelli Orvieto per la straordinaria stagione, ma qui parliamo di una squadra top che questa sera ha dimostrato di essere. Abbiamo il sindaco Carlo Marino, il sindaco di Caserta Carlo Marino, ai nostri microfoni. Allora sindaco, l'emozione di avere Caserta in Serie 1 si è concretizzata adesso. Intanto è una grande festa di sport, due belle squadre, due belle città che hanno costruito un grande progetto sportivo, una grande sfida, e oggi c'è un vincitore, ma ci sono due città e due squadre che hanno raggiunto un bellissimo risultato. Complimenti a noi, ma complimenti anche a Orvieto. Quale sarà l'impegno dell'amministratore comunale adesso? Beh, adesso dobbiamo lavorare per un impianto più grande, la 1 dobbiamo affrontare tematiche più importanti, l'impiantistica è già in corso, ma vogliamo costruire una sfida soprattutto con i casertani e soprattutto mettendo al centro lo sport. Bisogna dare delle tempistiche? Sì, sicuramente noi ci attiveremo subito intanto per portare subito questo impianto da 7 metri a 9 metri come da 1, e poi stiamo già partendo per realizzare il nuovo palazzetto. La pallavolo è un elemento per noi di coesione sociale, di sport, di divertimento e di piacere. Quindi lei ci sta dicendo che migliorerete questo impianto del Palavignola? Miglioriamo subito questo e nel frattempo realizziamo subito l'ex novo. Comunque è una sfida, la pallavolo mette insieme lo sport e tanti casertani. E lei si è appassionata alla pallavolo femminile? Senza dubbio, è sempre un piacere dalla prima partita, ma è poi soprattutto mettere insieme il divertimento, il piacere e sport. Grazie sindaco, grazie, complimenti. Laura Frigo, e allora è arrivata l'ennesima promozione, bellissima la medaglia in oro naturalmente.